Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi per questo one shot vi porto Asgard's Fall Origins, ovvero il prologo gratis, link in descrizione come sempre, per questo interessantissimo titolo. Si tratta di un roguelike bullet hell, ormai sono totalmente preso dal tunnel dei bullet hell, ed è molto molto bellino, vedrete, coloratissimo, con una buona quantità di cose da fare, ma è sempre il prologo. Ci saranno tantissime altre cose poi da aggiungere e da vedere, da scoprire nel titolo originale. Come dicevo, se lo voleste provare, come sempre in descrizione troverete il link alla sua pagina Steam. Non perderei altro tempo, mi lancerei immediatamente nell'avventura. Il titolo non è tradotto in italiano, ma non ci sono tantissimi, cioè non c'è, a parte la descrizione delle abilità, non c'è altro da leggere, quindi non è che ci perdiamo proprio tantissimo. Come in tutti i giochi, potenziandoci, prendendo esperienza, salendo di livello, poi potremo scegliere delle abilità in questi alberi dei poteri. Vedete, c'è il potere dell'elettricità, del ghiaccio, del fuoco, della terra, il danno corpo a corpo, eccetera. Sono tutti alberi che poi andranno a modificarsi ancora di più, ad ingrandirsi nella versione finale. In basso vedete sono arrivato al livello 5, ogni volta che salite di livello ottenete un punto da utilizzare in uno di questi alberi. Ovviamente vi danno poteri come più danno, causa sanguinamento, respingi il nemico, elettrifica il nemico, aumenta la possibilità di trovare nei potenziamenti carte o potenziamenti relativi ad un danno elementale piuttosto che un altro, eccetera, eccetera. Per adesso è disponibile solo Midgard, poi saranno disponibili ovviamente nella versione definitiva altre mappe, ed è un bene perché questo gioco ha una cosa che a me non piace tantissimo, ma è totalmente un gusto personale, ovvero che l'azione del combattimento è preclusa a quest'arena. Visivamente il gioco è fantastico, bellissimo, scelta dei colori top, molto mobile, molto tablet l'esperienza, diciamo, la sensazione. Gli attacchi sono fenomenali, le animazioni del sangue, guardate che bello. Guarda, quando ammazzo uno, boom, che vola così, cioè bellissimo. Si ha proprio la sensazione anche del colpo, il feedback è molto molto buono. E qui siamo saliti di livello per la prima volta e possiamo scegliere. Ci sono due tipi di potenziamento, questi e un altro che adesso vi faccio vedere. Allora, un pezzo di ghiaccio che cade random sul terreno. Alcuni attacchi sono connessi alla posizione del nostro cursore, altri sono random. Con questo congeliamo, con questo diamo fuoco ai nemici, cooldown, danno, eccetera. Facciamo questo perché gli attacchi ad aria sono sempre molto ben voluti. Guardate anche l'erbina, semplicissima ma veramente realizzata benissimo. Tutti gli effetti sono fantastici. Quel pomino lì vi cura. Questo è l'altro potenziamento, ovvero possiamo utilizzare questo, che è tipo ira, per scegliere vari potenziamenti. Più ira abbiamo, più potenziamenti possiamo, i carvings, queste incisioni, più incisioni, runi che possiamo scegliere. Per esempio, qui abbiamo il 31 punti in più alla vita massima, vedete violetto perché ovviamente è migliore degli altri. Possiamo fare un reroll, ma per adesso metto questo. Danno da freddo, possibilità di penetrare l'armatura. Vedete, 75 no, quindi facciamo solo questo. Ok, vai, clic. Ok, occhio, stavo per morire. Anche qui l'abilità speciale è solo sto dash così. Che è l'unica cosa che proprio... in termini di abilità. Bisogna raccogliere tutte queste cose. Ok, ci sono delle abilità decisamente migliori di altre, e poi alcune che fanno proprio riferimento alla mitologia nordica. Per esempio tutte le armi hanno il nome il nome reale di una determinata arma o di determinati personaggi della mitologia norrena. Allora, vedi per esempio qui Yggdrasil Pulse.
Lancia un impulso elettrico che piano piano va verso di noi. E questo. Vediamo un po' che fa. Guarda. Questo non l'ho mai provato. Non ho capito. Ecco. Non ho capito se determinati potenziamenti si sblocchino andando avanti nel gioco. Perché questa non l'ho mai vista. Andiamo a cercare. Poi è bellino perché alcune abilità, per esempio, fa la differenza su come fa il danno. So che sembra abbastanza logico, però per esempio c'è un anello elettrico che non fa danno ai nemici che colpisce all'esterno, ma fa solo danno ai nemici all'interno del circolo elettrico. Fighissima come idea. Velocità e dodge, ok, grazie. Queste falene qui assassine sono veramente moleste. Questa non è che proprio mi faccia impazzire, però. Questa sarà ottima quando avremo mega grupponi di nemici. Intanto lì c'è un cinghialetto. Sono riuscita ad arrivare all'ultimo boss, ma una cosa impressionante. No. Possiamo aumentare lo spawn dell'abilità. Che vuol dire? Lancia due... Sì, due palle di queste, ottima. Come cosa. A volte conviene veramente tanto fare il reroll, eh. Occhio, occhio. È aumentata la difficoltà del mondo. Veramente. Il feedback dell'arma e gli effetti, lo so che l'ho già detto, ma... è che... è un gioco così semplice, ma così... ah, così bello da vedere, da provare. Andate a provarlo, è gratis. Steam, correre immediatamente. Armatura, esperienza, danno da freddo, non abbiamo niente. Facciamo anche questo, va. Aumentiamo il raggio di raccolta. Ovviamente poi ci saranno più personaggi, più mappe, più tutto, eh. Musiche pure molto carine. Il gioco è molto difficile. Diventa molto tosto immediatamente. Prevede proprio di morire spessissimo per diventare piano piano sempre più potenti. Lanciamo due asce esplosive, che in teoria dovrebbero essere tre adesso. Però prenderò questo, vedi? Hagin e Manin, che sono due corvi che girano intorno a noi. Però... visto che è un'abilità e abbiamo aumentato di uno l'abilità, non dovrebbero essere tre? Chiedo. Forse è aumentata la velocità perché li vedo più veloci del solito. Non lo so. Ogni volta che sentite lì il grido, vuol dire che è aumentata la difficoltà del mondo. C'è un'abilità particolarmente utile contro questi esserini che svolazzano e vi attaccano, che è una lancia. Questa lancia un impulso, si conficca nel suolo ed emette un impulso elettrico che colpisce per tre volte l'area dove si è conficcata. Questo riduciamo il cooldown delle abilità. Ed è ottimo perché non solo elimina o perlomeno danneggia gruppi di nemici, ma vi permette di schiantare questi fastidiosissimi esserini, perché adesso è solo uno, cioè uno, adesso sono sparsi così, ma dopo inizieranno a essere 87 milioni e sono quelli che creano più problemi, perché schivare tutti gli attacchi diventerà veramente un problem. Peccato che abbiano scelto sta cosa di farlo rinchiuso in quest'arena, perché veramente questo è proprio secondo me un aspetto che aumenta il senso di ripetitività del gioco. Danno fisico, velocità d'attacco, basta. Cioè proprio a me una cosa non piace in assoluto in tutti questi giochi, anche perché rende molto più complesso schivare gli attacchi nemici. E poi incomincia a non capirsi più niente. E sì, effettivamente queste sfere adesso sono molto più utili. Guarda qui, boom. Oh,
con un po' d'attenzione, ve l'ho detto, si arriva anche al boss finale, ma qua si crepa immediatamente contro il boss finale. Bene, aumentato ancora di più il... Oh, un'ondata elite, vedete infatti la vita ha un aspetto differente. Siccome ce la stavamo cavando così bene... Aumenta il danno del 30%. Sì, danno delle abilità. Vai, 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 così. Wallere elettriche. Mi devo ricordare di fare il dash. C'è un'abilità che vi dà due scivolate in più per un totale di 3. Però quella non è male. Madonna, andiamo veramente lentissimi. E perché vedete poi quello che succede stando in un'arena è che praticamente iniziate a fare così, a girare in tondo cercando di far raggruppare così tutti i nemici, cercando di schivare quante più cose. Mi ero dimenticato che se vi avvicinate troppo ai cinghiali caricano contro di voi. Ogni tanto tra l'altro mi perdo pure l'omino. Esperienza, danno, oh, se no facciamo un reroll, va? Beh, reroll. Ah, ok, ok, ok. C'è l'opzione di rendere più visibile il personaggino, ma non è che proprio cambi tantissimo. Come impostazione mi ricorda un po' quello lì del gobbo che avevamo provato. Hunchback Dungeon, Hunchback Hero, qualcosa del genere. Allora, lancia 3 coltelli. Oh, questo fa più danno, però ci mette di più per ricaricarsi e lo devo controllare. Ci vorrei roll. Beh, questo 30% danno in più. Ah, ma il 30% dell'abilità questa, non tutte, non mi ero fissato su questo. Facciamo questo allora. Aumentiamo il danno dei piccioni, dei corvi. Oddio, mi ero perso l'omino. Stavo guardando l'omino sbagliato. Occhio cinghiali, occhio cinghiali. Oh oh, incomincia ad avvicinarsi il boss. Via, via, via. So che non è chissà che cosa, ma devo dire che anche il verso dei corpi mi piace. Più vita. E questo. Oddio, non lo vedo più. Non lo vedo più. Mi serve un pomino. Mi serve un pomo dorato, per favore. 19 di vita. La morte si avvicina. Attenzione. No. Oh, lì c'è un pomo. Vai, corri. Grazie per avermelo nascosto. Come crepati. Prepassion. Ecco. Proprio esplosi in una nuvola di sangue. Ok, qui vediamo se saremo di livello. Manco per il cavolo. Continua. Non possiamo potenziarci. Vi faccio vedere un'altra run per vedere qualche attacco nuovo. Ovviamente quando iniziate il vostro attacco con la spada non è così veloce, è che l'ho potenziato nell'albero lì, del corpo a corpo. Madonna, l'effetto del sangue è veramente fichissimo. Intanto ho già preso danno. Ho fatto proprio un bel lavoro. Allora, facciamo questo, vai, iniziamo con le daghe. Siamo diventati ninja. Danno fisico, yes. Vita massima, no. Danno fisico.
Guarda, guarda, zazza. Ficus. Ehi, bello. Ha preso pure quel maledetto essere svolazzino. Che tra l'altro sono sicuro che tutti questi esseri siano tipo connessi alla mitologia. Alla mitologia. Quindi immagino abbiano un nome preciso. Proviamo questo. Lancia la freccetta congelante. Beh, orribile. Babba via. Si congela, ma mamma mia. Vabbè, oddio, manco troppo. No. Sì, sì. Pomo, pomo, pomo. Pomo d'Adamo. Muori, muori. Cooldown non sarebbe male. Possiamo provare anche questo però. Stiamo prendendo un po' troppo danno, eh? Adesso mi devo pure ricordare di posizionare bene il cursore. Corri, 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 corri. Ah, un dash in più? No, grazie. No, rigenerazione della vita. Armatura. Vai. Perché adesso qui se no crepiamo. Au au au. Abbiamo preso quelle freccine, fanno veramente schifo. Ah! Brutte brutte le freccine congelanti. Cioè, sono un po' utili ma non troppo. Allora, questo. Guarda qui, adesso sì che si ragiona. Bing. Oh no. Siamo diventati abilissimi nell'uso della spada. No. Un 10% d'esperienza in più non è male, ma... Perché questo... No. Reroll. Danno fisico, dai. Bravo. Skiving, skiving. Dio, madonna, quanto andiamo lenti. Dobbiamo aumentare la nostra velocità, eh. Appena sarà possibile. Nostro obiettivo di sopravvivenza. Vedi, adesso abbiamo usato bene il congelamento. Più danno di questo, più danno di questo. Anche il cooldown è collegato a una sola abilità, eh. Facciamo questo, più danno della spadata ninja. Quindi molto bella anche questo aspetto, che sia tutto tutto connesso alla mitologia norrena. Quindi certo, poi non so se questi siano davvero esserini tipici, diciamo, ma credo di sì. Perché c'è il cinghiale pure, i nomi sono lì, quindi immagino abbiano fatto tutto a tema. Più velocità, yes, 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 tutto.
Siamo leggermente più veloci. Non è che proprio impazzisca per le abilità che devi mirare, però ce n'è per tutti i gusti. Questa pure è nuova. Ecco, vedete questo? Crea un'esplosione intorno a te che distrugge tutti i nemici o che ferisce tutti i nemici all'interno. Però farò questo perché è nuovo. Oddio, questo qui fa molto più danno. Perfora tre nemici a caso con un enorme lancio. Tanto non avete visto neanche questo. Vi faccio vedere questo qua perché è veramente carino. Vedi? Zzz. Zzz. E poi ci serve roba che sia in grado di ammazzare tanti nemici all'unisono. Tipo così. Adesso andiamo a cercare un pomo. Eccolo laggiù. L'unica cosa è che, ecco, vi dovrete sempre preoccupare di avere gente dentro. Ciao. Fortunatamente in questo caso la scivolata vi protegge anche dal danno, cosa che non accade sempre. Blea. Oh, altri dash danno una freddo e velocità, vai. Possiamo scivolare una. Non si è ricaricata ancora. Uno. Oh, beh. Vai, adesso sono congelati. Ok. Uno, due, ok. Tre, sì, perfetto, funziona. Non si era ancora perfettamente caricata l'abilità. No, questo non mi interessa. Fenrir, gli artigli di Fenrir. Vai, questo qua. Ah, vedi, possiamo cancellare uno. Ciao. Ciao, freccetta. Adesso diamo le artigliate. Boom. Bello, bello, non mi era mai capitato. Non l'avevo visto questo aspetto. Eppure ci ho giocato un bel po' anche a questo. È tipo... un'ora? Due ore? Vabbè, cioè, adesso non so di precisione, però... con precisione, però ci ho giocato abbastanza. Il fatto è che in realtà... appunto... la demo ha solo una mappa, così, e siccome a me non mi fa impazzire, un po'... ciao. Ma andatelo a provare. C'è il link alla demo qua sotto in descrizione, come sempre. Così poi mi fate sapere le vostre impressioni. Questo non sarebbe male. Questo è ancora due dash in più. Danno fisico, yes. Possibilità di sanguinamento, ok. Adesso abbiamo 7 dash. No, quello sarà il livello. C'è un pomo lì, grazie. Due pomi. Ottimo. Occhio. Il prossimo che... la prossima abilità che cambiamo è quel coso nel suolo, proprio, che non mi piace per niente. Voglio una roba per uccidere le falenottere lì. Ma fa bene. Mi devo ricordare che posso usare la scivolata. Ah, maledizione! Dobbiamo aumentare il danno, eh? Non facciamo più proprio... male, male, come all'inizio. Fa bene. Vediamo se riesco a farvi vedere... il boss, ma ho i miei dubbi. Aumenta il danno di questo. Vede un po' con reroll. Aumenta il cooldown di questo. Reroll. Aumenta il danno di questo.
Ecco, no, questo, questo. Ok, questo al posto di questo. Questo è il coltello. Questa è la spada, è questo, no? Sì. Perfetto. Questo l'abbiamo trovato, guardate, vedete, lancia quella bellissima lancia contro il nemico. E vaffan bene, adesso crepate tutte. Oh, fantastico. Così adesso va mirato, eh. Però perlomeno potete liberarvi di parecchi di quei... di quegli esseri volanti. Vedi così, pum. Anche perché poi c'ha un impulso che viene ripetuto 3 volte. Occhio. Poi potete lanciarlo proprio anche in mezzo ai nemici, vedete, così, boom. Si sta avvicinando sempre di più il boss. Noi non abbiamo purtroppo un pomo. Sì, lassù, lassù, corri che c'è il pomo. Ok, abbiamo veramente recuperato niente di vita. Vai, 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 qui. Come ho schivato. Maledetti, maledetti. Bello. No. No. Beh. Oh, rigenerazione 3. Ma tre cosa? Tre ogni minuto? Tre ogni ora? Vai, lancia. Ecco. Dobbiamo diminuire il cooldown della lancia, eh. Arrivalo, arrivalo. Arriva il boss. E questo. Qui per schivare dovete guardare le ombre degli attacchi, non il pugno in sé. Oh, siamo riusciti persino a fargli un po' di danno. Pomo, pomo, pomo. Non gli facciamo esattamente danno. Aumentiamo il danno di questo, ottimo. Beh, ho capito, devo colpire la mano. Sì, la mano, decisamente. Ah, adesso spara pure le cosine, bello. Oh, sarebbe così bello se riuscissi a uccidere il boss. Pomo, pomo, pomo. No! Morte infinita. E vabbè. E vabbè. Guarda quanta roba. Però siamo saliti di livello. Uno. 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 Ok, Simpson, ha vinto. Le pago la liposuzione. Aumentiamo sempre questo, velocità d'attacco e velocità di movimento. Grazie. Ok, allora, questo era Asgard's Fall Origins. Vi consiglio assolutamente di provarlo, visto che tanto è gratis. Qui sotto in descrizione troverete il link alla sua pagina Steam. A me piace parecchio. Ve l'ho detto, l'unica cosa veramente non mi piace, ma è personale, il fatto che sia ristretto, circoscritto a queste mini arene, che a me proprio non è che mi facciano impazzire, ma è una cosa personale, appunto.
sicuramente ci sarà chi adora invece questo setting piuttosto che le mappe gigantesche. Provatelo, fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti, ricordate poi che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!